All'indomani della sentenza del Consiglio di Stato, che ha convalidato il risultato elettorale del 2022 e confermata l'elezione di sindaco e consiglio comunale ad Agropoli, la quale ha chiuso dopo un anno e mezzo la vicenda del ricorso giudiziario amministrativo, ieri mattina è stata convocata una conferenza stampa nell'aula consiliare intitolata Alla memoria di Alfonso e di Filippo, nella quale hanno parlato lo stesso primo cittadino, Roberto Mutali Passi, il presidente del consiglio comunale, Franco Di Biasi, e gli avvocati Lorenzo Lentini, Sergio Pierongini e Luca Leoni, che hanno costituito il pool difensivo dell'attuale maggioranza nella querela. Finalmente abbiamo messo la parola fine a questa vicenda giudiziaria che è durata 18 mesi e che la cosa che più dispiace al sottoscritto è che ha portato fango sulla nostra città, perché la nostra città è stata equiparata anche a livello nazionale a delle altre, ad altre realtà dove le situazioni sono ben diverse, situazioni soprattutto di carattere malavitoso. Però noi siamo sempre stati sereni, abbiamo aspettato con tranquillità la chiusura di questa vertenza giudiziaria con la serenità che alla fine tutto si sarebbe concluso positivamente. Ma la nostra tranquillità derivava dal fatto appunto perché avevamo la certezza assoluta che né sottoscritto né nessun componente della squadra avesse potuto compiere delle azioni di interferenze su quelle che sono state le operazioni di voto del giugno 2022, dove chiaramente il popolo di Agropoli, liberamente, democraticamente, ma con nettezza, con una grande nettezza, aveva individuato nel sottoscritto, nella sua compagine, la squadra che doveva appunto amministrare e guidarla per i successivi 5 anni. Iniziamo questo 2024 con un nuovo spirito, ma di serenità, perché la sentenza arrivata ieri ha messo la parola fine a questa querela che è durata quasi un anno e mezzo. E che dire, adesso maggioranza e minoranza devono dimostrare il perché della loro elezione, quindi spero che ci sia un rasserenamento da parte di tutti per collaborare e fare delle scelte importanti insieme per la crescita della città. Adesso i cittadini di Agropoli e la città di Agropoli non hanno più bisogno degli attacchi o dei vari sotterfugi che sono stati usati fino ad ora, ma ha bisogno di risposte concrete e veloci. Quindi il mio augurio è di lavorare in serenità tutti quanti insieme, perché insieme si possono dare le grandi risposte per la nostra città e soprattutto per i nostri cittadini. Ma più che è un successo, devo dire, è un successo di questa amministrazione, un'amministrazione che è uscita con voto plebiscitario di circa 4.000 voti in più rispetto alla prima lista che si è classificata a 2.000 voti, loro stanno a 6.000 voti e devo dire che questo risultato elettorale, questo plebiscito non poteva essere sovvertito per fatti di irregolarità formale, cioè per fatti dovuti molte volte a presidenti di seggio che non sono certamente giuristi e che molte volte compiono delle mere irregolarità formali che, secondo una giurisprudenza oramai granitica del Consiglio di Stato, non alterano il risultato elettorale se non sono finalizzati oggettivamente a creare o brogli o situazioni poco chiare. Qua il voto era così schiacciante che, così come ha riconosciuto il Consiglio di Stato che ha dato credito al nostro ricorso, ha rimosso anche quei dubbi che c'erano sulle quattro sezioni che erano state annullate dal TAR e invece ha ritenuto fondato il nostro ricorso nella parte in cui noi abbiamo dimostrato alle unde la perfetta corrispondenza tra il numero dei votanti e le schede votate e quindi elidendo qualsiasi dubbio.